0-0 nel attesissimo derby di Aprilia tra Buena Onda ed Eagles Aprilia. Intanto c'è il tiro di Vesinuo con il vantaggio della formazione di Gerardo Iannacone, si sblocca quindi il match 1-0. Sicuramente Cristian Vesinuo non è così, poi Barbierato trattenuto, ci prova adesso Pintilie e il calcio di punizione con il mancino che carica, Barbierato prova e c'è il gol del pareggio con Valerio Barbierato, una fiondata che si è infilata sotto l'incrocio dei pali, nulla da fare per Coldagelli, torna in parità il match. Pignatiello lascia proprio a quest'ultimo di calciare, poi suggerimento per Vesino che prova la deviazione, il vantaggio ancora dell'Eagles Aprilia, la palla toccata da Petrilli e l'Eagles torna in vantaggio 2-1. Coldagelli con i piedi vicino a sé, a Vesinu lo serve, poi fa partire Sacchetti, prova anche la conclusione, il diagonale che però finisce fuori, Violetto in mezzo lungo, poi lo scambio, prova la soluzione in spaccata, Coldagelli trattiene il pallone, poi Violetto riparte, lascia all'indietro Salmeri, una serie di finte, Pacchiarotti ancora, prova il diagonale e il pareggio del Buona Onda con Violetto, 2-2, ricco di emozioni il derby questa sera, quasi a formare una barriera, poi Coldagelli con le mani subito in avanti, Salmeri la recupera, Barbierato poi prova, scheggia l'incrocio dei pali, Barbierato, Salmeri prova, Barbierato respinta, riparte l'Eagles, Petrilli, Pacchiarotti, tocca ancora per Salmeri, prova Pignatiello, deciso il tiro secco, il fendente, la distanza deve essere osservata, prova Salmeri, sono all'esterno della rete, si apre adesso l'Eagles, Pintilie, ancora Sacchetti, il velo verso Pintilie, la palla in mezzo, non c'è nessuno che va a correggere, parte Barbierato, va con lo scavetto, cerca di ingannare Coldagelli che non casca nell'inganno, l'ultimo tocco però è di Salmeri, la rimessa con Sacchetti all'indietro, Coldagelli direttamente con i piedi, ancora Sacchetti, Infanti non lo fa passare, la rimessa per la squadra di Iannacone, Salmeri, serie di finte, si libera di Vesinu, poi calcia, c'è una deviazione, Cavola, movimento Violetto, alza il pallone, interviene però Pignatiello, lo dà all'indietro, screpante Vesinu, Sacchetti, la finta di Pignatiello, sembra andare a calciare, poi il tiro da parte di Vesinu, c'è la deviazione di Cavola, c'è calcio d'angolo, con l'esterno all'indietro verso Vesinu, prova ad accentrarsi, va a calciare, poi non trattiene Cirilli e Sacchetti porta in vantaggio per la terza volta l'Eagles Aprilia. Buena Onda con Barbierato che finisce giù, resiste alla carica, poi Petrilli mette il pallone in mezzo, non trattiene Coldagelli, poi la palla che arriva dalle parti di Screpante che allontana, Cirilli questa volta attento con la testa, Petrilli corregge verso Salmeri, va anche a calciare con le ginocchia, poi il diagonale di Valerio Barbierato e c'è il pareggio di 3-3, palla respinta e allontanata, Salmeri, Barbierato in avanti per Petrilli, prova a fare il prezioso, Petrilli all'indietro per Barbierato, Vesinu, Pignatiello con questa occasione di rientrare, lotta per i playoff, poi prova Pintilie, Sacchetti, arriva il fischio, parte Barbierato, il tiro e Coldagelli respinge
E finisce qui 3-3 il derby tra Buenaonda ed Eagles Aprilia.